piatto tipico? Beh, qui allora abbiamo intanto lo zavardoni, che è il maltagliato di Verucchio, con un ragù di mora, che viene fatto che è un maiale qui della zona, proprio quello grosso, tutto nero, e lo squacquerone. Bene. È un piatto tipico qui proprio di Verucchio. Come vini? Vini di noi abbiamo qui il Sangiovese, che è il più famoso qui della Romagna, e di bianco abbiamo il Pagadelli. Hai iniziato a fare l'acquedotto Verucchio, solo che dopo ci hanno messo 3-4 anni per finirlo. Ma cosa è una fontana? Sì, fagli una tartaruga, detto, perché ci hanno messo così tanto tempo che ci vuole la tartaruga per fare. Perché un turista dovrebbe venire? Non basta un giorno per vederlo Verucchio, perché con le bellezze che ha, dalla rocca al museo, alle varie chiese che ci sono sul territorio, dovrebbe venire perché è anche il punto panoramico più bello della provincia di Rimini. Partiamo! Ci vediamo tra poco. Ciao! 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 Madonna, andata dritta, sbagliato, dove va? Ora si va a Montebello. Tu sei la vita, tu sei l'amore. Lorina 1375, solstizio d'estate, giocava con una palla di pezza, la palla è sruzzolata lungo una scala. C'erano due guardie che lo stavano sorvegliando, lui è sceso a prendere la palla, la bambina non si è più trovata. Comunque io l'ho sentita la voce, non so se sia suggestione, ma ho sentito questa voce strana, ho visto un'ombra con questi capelli azzurro cielo, tu l'hai sentita? L'ho sentita anch'io, ti dirò di più, ha detto che viva la Romagna e viva il Sangiovese. E vai! Scusa, dove stiamo andando? Direzione Sant'Arcangelo di Romagna. Benvenuto Team 2, stiamo entrando in Sant'Arcangelo di Romagna. L'ultima tappa, presidente cittadina della Romagna, famosa per il suo celebre festival di teatro contemporaneo. Allora, intervistiamo un abitante di Sant'Arcangelo di Romagna. La figura della Sdora. La Sdora? La Sdora. La Sdora era la... cioè c'era la Sdora e la Sdora. Era, cioè, nelle famiglie, capofamiglie diciamo. Era l'uomo, la Sdora, e la Sdora era la donna, il capofamiglia. Quando le famiglie erano 20, 25, anche 30, qualcuno.